qui a Bangkok e è ora di pranzo, allora faccio un salto qui e vado su alla food court. Lo vado già a vedere altre volte questo video, e boh, la soluzione forse più facile per mangiare meglio, anche per non sottovalutare sulla Thailandia, più anche molto igienico, perché ovviamente come sapete lo street food è buono, però bisogna stare attenti a cosa mangiate. Quindi qui ad esempio poi avete il posto da sedere, vedete come l'aria condizionata quindi sta molto bene, quindi ora sto salendo qui al Terminal 21 a Bangkok. Tra l'altro solitamente oggi è sabato, pensavo il Terminal 21 trovarlo più affollato, in realtà non è apparentemente così, poi magari verrò smentito dai fatti, vediamo insomma. Tra l'altro vi racconto, mentre tornavo da Pattaya qui a Bangkok, ho preso un taxi, è un taxi di una persona che conosco da tempo, che organizza taxi, e quindi l'ho contattato, mi ha fatto penso un buon prezzo, 1300 baht. Questa volta è successo, non mi è mai successo, che durante il viaggio abbiamo bucato, e quindi insomma sono rimasto fermo a aspettare 40 minuti, un'auto sostitutiva del team di taxisti non è arrivata, e allora sono saltato su un Bolt e in qualche modo sono riuscito ad arrivare a Bangkok. Comunque insomma, l'importante è che abbiamo risolto questa cosa, però per dirvi, e ve ne ho parlato in un video di qualche giorno fa, Bolt utilizzatelo, ho in descrizione il link che vi consente di cliccare, scaricare l'app, e mi sembra che viene riconosciuto un piccolo fee a chi si iscrive, e anche ovviamente a me che condivide il link.
qua si fanno i fili e gli specchietti, però... Allora ragazzi, vi faccio vedere la camera dove sono qui a Bangkok, numero 205, dopo vi faccio vedere anche l'ingresso. Allora, appena entrati c'è questo, ovviamente c'è il vano per la SIM card, per la SIM, scusate, per insomma la corrente elettrica, la porta è anche nuova, poi c'è questo bel armadio dove sono anche gli appendini molto utili, ci ho messo qui il mio zaino, un altro pencil sotto e c'è la safe box che è importante per gli alberghi. Poi, insomma, appena entrati c'è questo piano molto utile, con c'è il bollitore, l'acqua, le tazze, un bel frigorifero, c'è anche, questo mi sembra un filtratore d'aria, se non sbaglio, poi magari provo ad accenderlo, come purificatore, c'è questo balconcino davanti carino che dà luce, poi c'è un bel letto che sembra molto comodo, non l'ho ancora provato, uno specchio lì in fondo e un bel angolo living, c'è un divanetto e anche il appoggia valigie, condizionatore nuovo, attenzione, quindi non è uno di quelli vecchi, rumoroso, quindi 19 gradi l'ho messo perché se ci avrete caldissimo qui dentro, e qui c'è un bel, poi anche mi allontano un po', un bel televisore a muro. Questa camera di questo albergo, diciamo che è un albergo che avevo prenotato già in passato, poi per altri motivi ho sempre dovuto cancellare le prenotazioni, ci arrivo oggi con molto interesse, è uno di quegli alberghi secondo me che rapporto qualità prezzo è quasi imbattibile, per questa camera oggi l'ho presa praticamente a 30 euro. In questi giorni devo dire che gli alberghi a Bangkok non costano poco, comunque vedo che i prezzi sono un pochino alzati. Qui c'è una doccia ampia, con il maniglione e la doccia. Poi qui c'è ovviamente il bagno con i suoi componenti, insomma qui c'è anche un bello specchio, la porta mi piace molto, grigia, insomma questa è la camera. Cosa posso dirvi? L'ho presa su Booking come sempre, e era l'ultima disponibile, quindi l'ho pagata in anticipo avendo quindi un ulteriore sconticino, e insomma poi vi faccio vedere anche la camera, nel dettaglio vi dico anche dove è collocata, in zona Tonglo, a circa 600-700 metri dalla metro, da BTS, scusate, di Bangkok. In realtà in questi giorni qui a Bangkok non mi sto muovendo molto da BTS perché utilizzo Bolt con i motorini, costano veramente poco e in un attimo sei a destinazione. Intanto però volevo appunto farvi vedere la camera che è molto molto carina. Adesso probabilmente vado giù e mi faccio anche un tuffettino in piscina perché oggi fa veramente veramente caldo. Sto andando a fare un tuffettino in piscina, dicevo oggi è una giornata veramente calda. Adesso quando scendo vi faccio vedere anche così l'ingresso, la reception, c'è una ragazza molto carina tra l'altro che ci lavora, anche molto competente. Allora ragazzi, adesso scendiamo con l'ascensore, sono al secondo piano io, vi faccio vedere la palla hall, la reception e l'ingresso, così vedete anche il nome dell'albergo e poi magari vi lascio anche il link, anche se poi è facilmente trovabile con Google. Allora noi abbiamo praticamente, qui c'è la reception che vi dicevo, sono praticamente diverse camere, questo hotel si chiama Room Quest Hospitality Management, è in zona Tong Lo e come vi dicevo aveva un prezzo secondo me molto buono. Vi faccio vedere anche l'uscita, è in una vietta però è molto curata, si vede che è fatto tutto abbastanza recentemente. Room Quest, eccolo qui, ci sono anche due parcheggi davanti, io ci sono sempre arrivato col motorino. Adesso praticamente vi faccio vedere la hall dove c'è questo ingresso carino, dove in realtà c'è la possibilità di utilizzare il forno microonde, così c'è insomma anche una serie di postazioni per caricare i device, qui c'è una sala per caricare uno smartphone, qui si sale dall'ascensore per le camere e qui c'è questa piccola piscinetta che adesso vado a provare. Faccio vedere velocemente, eccola qui, è coperto, però giusto per farsi un tuffettino può anche andar bene. Eccola qui, la faccio vedere meglio,
e ora mi tuffo. Direi, ragazzi, che per ora vi lascio.